Chi di noi non ha mai pensato, almeno una volta nella sua vita, quanto vorrei poter parlare con un animale e sapere cosa gli passa per la testa? Beh, il mondo del cinema questo sogno ce lo regala, a partire precisamente dal 30 gennaio 2020, quando arriverà nei cinema Dolittle con il nostro amatissimo Robert Downey Jr. 2020 mi viene la vecchiaia solo a pronunciarlo. Ma ciancio alle bande, ho deciso di fare una classifica in cui umani e animali convivono felicemente e pacificamente, anzi creano storie fantastiche e divertenti. Ero molto in crisi su chi mettere al primo posto, allora ho deciso, li metto in ordine cronologico. Sono furbo, eh? Prima di cominciare però, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, così da non perdervi neanche un video. Cominciamo! Lassie, amici e amiche, il cane per eccellenza, il primo vero amico cane della storia del cinema probabilmente, e il primo animale che i nostri nonni barra genitori avrebbero voluto adottare. Ambientato in Gran Bretagna durante la depressione, il film vede una giovane Liz Taylor diventare super amica con questo border collie, razza che poi sarebbe diventata popolarissima in America. Lassie viene venduto ad un malvagio essere, ma il cane non ci sta e decide di tornare dalla sua famiglia. Già piango. Uno dei primi esempi al mondo di quanto possano essere commoventi i film sugli animali. Zanna Gialla è un classico del cinema americano e degli amanti dei pet movies. Dei bambini trovano un grande cane giallo in un campo di grano, iniziando un'avventura che li porterà ad incontrare orsi, cinghiali, fino al devastante epilogo. Che mamma mia, che pianti, mamma mia, mamma mia. Un anziano viene assassinato da una banda di malviventi ed unico testimone del fattaccio è il cane dell'uomo, un dogo di Bordeaux. Un giovanissimo Tom Hanks, poliziotto locale, è praticamente costretto ad adottare il cane quando si rende conto che è l'unico che può condurlo dagli assassini. E alla fine i due diventeranno inseparabili super amiconi. Uno di quei film che giravano in continuazione su Rete 4, Italia 1, tutte cose che forse i giovani d'oggi manco conoscono perché non hanno mai acceso la televisione. E hanno ragione. Fate bravissimi. Beethoven è il San Bernardo più famoso di sempre, combina guai ma amatissimo dalla sua famiglia. Storia tipica, il padre di famiglia non lo vuole ma poi se ne innamora. Furono fatti altri 7 film su questo simpatico cagnolone ma nessuno è come il primo. Chi l'ha detto che le orche sono tutte assassine? C'è questo mito assurdo per cui un'orca te se magna appena te vede nell'oceano. Free Willy ci dimostra tutto il contrario. Il giovane Jesse, tempistello da 4 soldi, diviene amico con un'orca chiamata Willy, tenuta in cattività in un parco a tema. I due capiscono che c'è un legame fra loro e imparano qualche trucchetto che il malvagio proprietario del parco vuole sfruttare per fare soldi. Riuscirà Jesse a liberare l'orca? Nel 1995 un maialino coraggioso di nome Babe arriva nei cinema di tutto il mondo ed è subito amore. Tratto da un libro del 1983 di Dick King Smith, Babe racconta la storia di un simpatico suino allevato per essere mangiato e che invece vorrebbe solo allevare pecore. In un mix di animatroniche incredibili, per l'epoca effetti visivi, Babe è una sorta di fattoria degli animali rivisitata. La domanda è, accetteranno gli altri animali che un maialino si metta a fare il pastore? Un cane casinista che conquista la famiglia che lo adotta. Non fatevi ingannare. Quello che dovrebbe essere un comedy drama familiare è una tragedia a tutti gli effetti. Se per 1:20 è tutto divertentissimo, il finale, miseriaccia ladra, è un colpo al cuore. Anche il più cattivone villain dei film si metterebbe a piangere, ne sono sicuro. A me viene da piangere solo al pensiero di pensare al finale pensandolo. Un recente studio ha confermato che i cani non possono non amare. Li metti con le pecore, ameranno le pecore. Li metti con gli umani, ameranno anche gli umani. A Chico è l'incredibile storia di un cane che si affeziona terribilmente al suo padrone, che un giorno però non torna più a casa. E a Chico, fedele com'è, decide di aspettarlo ogni giorno alla stazione del treno. Mi fermo qui, che basta e avanza per versare lacrimoni. Prima guerra mondiale, un ragazzo e il suo amato cavallo vengono divisi. Il cavallo serve infatti al fronte, perché le cariche al tempo ancora si facevano coi cavalli. Albert decide allora di ritrovare il suo fedele amico, perché è troppo affezionato. Una classica avventura in stile Disney, con un pizzico di Steven Spielberg che riconcilia gli umani con gli umani, i cavalli con i cavalli, tutti con tutti. Insomma, cuori scaldati e lacrime di gioia. Mia ha 10 anni quando è costretta per vari motivi ad andare a vivere in Africa con i genitori. Lì conosce Charlie, un raro esemplare di leone bianco, che se all'inizio non sembra molto intenzionato ad essere suo amico, entra poi nel cuore della ragazzina. Ma Charlie è comunque un leone, diventa un po' pericolosetto quando cresce. Nonostante ciò, lei decide di salvare il leone da un grave pericolo, iniziando così una straordinaria avventura. Giusto per dirvi che l'animale è vero e non è fatto al computer. Formazione di servizio. Dolittle racconta la storia di John Dolittle, interpretato da Robert Downey Jr., un celebre ed eccentrico veterinario dell'età vittoriana. John vive in solitudine, i suoi animali esotici sono gli unici a fargli compagnia. Quando però la giovane regina si ammala, Dolittle è costretto a trovare una cura in una remota isola.
dove ritroverà entusiasmo per la vita e scoprirà nuove incredibili avventure. Tra le voci degli animali suoi amici troveremo Emma Thompson, John Cena, Rami Malek e Octavia Spencer. Vi ricordo che il film arriverà nelle sale italiane il 30 gennaio 2020. Io vi invito ad andarlo a vedere e di tornare qui sotto poi a scrivere cosa ne pensate nei commenti. Ricordate di iscrivervi a tutti i social di Screen Week. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!